Dove? Qui, a questa qua? Spacciatore tunisino? Ma è occupante abusivo? No, no, però non sta con gli occhi, però non lo posso mandare. Ah, è regolare? Sì, sono regolare. C'è il nome sul citofono? Certo. Ma non verranno mai giù, anzi, non si aprono nemmeno. E qual è? Aspetta, qual è? Qual è? O questo? Questo spacciatore? Che cosa sta facendo? Faccia la telecronaca. I residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore che sta al primo piano. E cosa vuol dire? Io facevo. Iaia. Buongiorno. Buonasera. Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. E chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto il giusto e sbagliato. Attaccato. E questo qua, eh? È tunisino? Quando facevo il giornalista mi divertiva a fare sta roba. Non sei più testone lui o sei più testone noi. Ma questi quanti sono, signora? E quanti anni ha il figlio? E chi è che spaccia il padre? Il figlio. Ah, il figlio? Sì, ma anche il padre ogni tanto, perché vengono a suonare i campanelli. Una bella famiglia. Sì, sì, è benissimo. Sono Alessandra, di che ti, quanto ne vuoi, quanto mi dai? Sono Gianfranco, sono Francesco, cioè ci sente. E quindi cioè, lo sanno tutti? Sì, tutti lo sappiamo. Tutti lo sappiamo. Tutti lo sappiamo, però nessuno apre la bocca. Tanto non ti risponde più da lì. No, immagino anch'io che non mi risponda più. A occhio non mi risponde più il tizio qua. Vabbè, scriviamo due righe, tanto la polizia e i carabinieri probabilmente lo sanno. Il problema è che poi li fanno uscire dopo un quarto d'ora. Vabbè, signor. Buongiorno, buonasera. Io volevo entrare da lei. Ma no, voglio riabilitare il buon nome della sua famiglia. Qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate. E lei chi è, scusi? Come non c'è nessuno? E lei chi è? Sto parlando con un fantasma, mi scusi. Ah, sì. Lei chi è? Lei è il padre o il figlio? Ah, papà è a lavorare, quindi lei è il figlio? No, e lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Lei al quinto piano. Tocca salire, ha buttato giù un'altra volta. Vabbè, babbo lavora. Vabbè, segnaliamo, dai. E invece dove abita?